uno dei più grandi architetti del mondo, tra l'altro è come un ritorno al passato. Lei ha parlato della sua passione per la scultura e nel lavorare l'argilla, è ospite delle Fornaci della Cava, dove l'argilla è materia prima per il lavoro. Questa esperienza bella che non pensavo di avere, sono andato, mi hanno detto faccia qualcosa qui, l'ho fatto con piacere. È un segno che rimane in questa città, ne siamo onorati, ma è soprattutto per la città di Cava dei Tirreni, che con lei ha dunque un punto di riferimento nel campo dell'architettura. Torniamo alla sua esperienza di architetto. Quanto è cambiato Alvaro Siza in tutti questi anni di lavoro, da quelle prime piscine sull'Atlantico agli ultimi suoi interventi? Più che cambio di Alvaro Siza, c'è un cambio nell'ambiente dell'architettura o del fare l'architettura, è molto diverso, perché ho cominciato in un periodo dove era predominante la costruzione artigianale in Portogallo, finale degli anni 50, principio degli anni 50, e oggi è tutto molto diverso. E il ritmo di vita era molto più lento, c'era tempo per fare un progetto pacificamente. Oggi è tutto in fretta e allora ha cambiato molto il sistema costruttivo, e principalmente quello che mi preoccupa più è il poco tempo che è messo a disposizione per progettare, con l'idea che con il computer tutto va più rapido. Ma il computer è rapido in alcune cose, ma questo è uguale, non ha cambiato. Un altro aspetto del lavoro di un architetto, in particolare dell'architetto Alvaro Siza, il rapporto con il committente. Ecco. L'artista in generale, lei ha molto legato questa figura dell'architetto anche ad un vero e proprio artista. Ecco, qual è? Quale può essere? Sì, l'artista oggi in molte opportunità lavora in una forma molto diretta, vede installazione, performance, lavora in contatto molto diretto anche. E per l'architettura oggi c'è un'esigenza di discussione dei progetti, di appreciazioni, che non esisteva. Tutti i progetti sono appreciati pubblicamente, qualche volta quello è buono per l'architettura, perché obbliga a una concentrazione più forte nei problemi dell'architettura e di tutta la gente. Altre volte spregiudica anche, perché le polemiche molte volte hanno una connotazione politica e non propriamente centrata sul lavoro in sé. Ma io credo che è buono che quello che si fa sia discusso e sia accettato, preso per tutti, perché è quello che dà solidità a un lavoro, no? Ma ci può essere spazio allora per nel lavoro di un architetto la parola compromesso? Sì, quello è anche inevitabile. Compromessi esiste sempre. Esiste un compromesso sociale, fa parte del ruolo dell'architetto, non è solo dell'architetto, si può dire la stessa cosa di un medico, per esempio, ma esiste questo compromesso e è anche una base di serietà nel lavoro, non si lavora per arte per arte, ma perché si risponde a bisogni, disagi, condizionamenti, eccetera. Un'ultima battuta: il segno di Alvaro Siza rimarrà per sempre qui alle Fornaci della Cava, con quello splendido angelo che è stato realizzato da un suo disegno, da un suo schizzo originale. Altri segni in questa città arriveranno? Quell'angelo è in processo di distruzione. Possiamo che con l'abilità del ceramista qui sia inverso il percorso, io ho chiamato angelo in costruzione.